E buongiorno chef e chef, bentornati in un nuovo video di Cucina che Passione. In uno degli ultimi post, degli ultimi short, avevo promesso che avremmo fatto la pizza insieme. Ed eccoci qua, pronti a fare quest'oggi la pizza insieme. Ci avvarremo del forno per pizza 4 minuti Ariete. Questo video non è sponsorizzato da Ariete, ma signori di Ariete, se volete siamo qui. Ed useremo dei classici ingredienti per fare la margherita. Quindi farina, noi utilizziamo la farina Nuvola di Caputo. Questo video non è sponsorizzato da Caputo, ma signor Caputo, se volete siamo qui. Della farina di semola rimacinata per aiutarci a stendere la pizza ed evitare di usare la farina normale che dà sempre quel retrogusto un pochino, no, di bruciato. Della normalissima mozzarella tagliata julienne e della salsa di pomodoro. Io in questo caso l'ho condita con salsa di pomodoro, olio e sale. L'origano non mi piace e quindi non ce l'ho detto. Siamo pronti? Se anche voi siete pronti, io direi 3, 2, 1, sigla! E allora chef e chef, eccoci qui, siamo pronti ad iniziare. Allora, qui ho il mio panetto pronto per essere steso. Questo impasto l'ho fatto ieri, un impasto lievitato 24 ore. Vi lascio qui di fianco la ricetta con la lista degli ingredienti e tutti i dosaggi e io direi che siamo pronti ad iniziare. Via! Allora, ci aiutiamo con la nostra semola rimacinata e piano piano iniziamo ad allargare il nostro panetto sempre dal centro verso l'esterno per far muovere l'aria. L'aria contenuta all'interno del nostro panetto deve andare verso l'esterno. Non abbiate paura, continuate a stendere. E cominciamo piano piano ad allargare il nostro panetto. Se la semola è poca, aggiungiamo dell'altra. Adesso cominciamo a pulire un poco dalla semola, lo rimettiamo al centro e continuiamo a lavorarlo. Se l'impasto è ben lievitato, non avete problemi nella stesura. Lo schiaffeggiamo un po', sia per continuare ad allargare la massa che sia per pulirlo dall'eccesso di semola. Potete anche fare in questo modo, ragazzi, ognuno ha il suo metodo, non c'è il metodo giusto, sbagliato, perfetto, assolutamente no. Il nostro impasto è quasi pronto. Allora, io vi dico una cosa, per cuocere la pizza in questo fornetto dell'Ariete, il pizza 4 minuti, faccio una cosa molto semplice e cioè mi aiuto con della carta forno, perché altrimenti il contatto diretto con la pietra, oltre a sporcarla, potrebbe far bruciare l'impasto. Quindi prendiamo il nostro bel foglietto di carta forno, una volta che il nostro impasto è ben steso ce lo adagiamo sopra e continuiamo a lavorare la nostra pizza. Allora, la nostra bella salsa di pomodoro, 1, 2, 3, ma sì, 4 bei cucchiai da tavolo di salsa e dal centro verso l'esterno iniziamo ad allargarla. Cerchiamo di coprire bene anche i bordi senza però uscire fuori, altrimenti la pizza si attaccherà. Oh, eccoci qua. Ragazzi, non abbiamo 150 pizze da fare, non siamo in pizzeria, quindi facciamo le cose con calma e fatte bene. Ok. Bene. Ed ora, la sistematina, e mettiamo la mozzarella. Io non ho il basilico fresco, ragazzi, altrimenti sarebbe stata cosa buona e giusta metterci anche un po' di basilico, che io tra l'altro preferisco sempre mettere dopo la cottura e non cuocerlo insieme alla pizza, ma queste sono anche, è anche questione, no, di gusti personali, perché qui non c'è sbagliato, giusto, secondo me è sempre comunque questione solo ed esclusivamente di gusti. Allora, io direi che ci siamo. Ok,
Bene, il forno è già a temperatura, io lo faccio arrivare subito al momento dell'accensione al massimo, quindi potenza 5. Quando arriva lo abbasso a 4,5 e poi una volta che torna a temperatura vado ad infornare. Con l'aiuto della nostra carta forno andiamo ad infornare. Oh. Direi che ci siamo, chiudiamo. Ragazzi, ci vediamo tra poco per il risultato finale. Allora ragazzi, guardate un po' come fuma la nostra bella pizzetta. Una cosa importante, chef e chef, è che circa a metà cottura andiamo a girare la pizza e a togliere la carta forno in modo da ottimizzare la cottura. Allora, siamo pronti. La giriamo, guardate che spettacolo! Guardate che spettacolo! Così togliamo la nostra bella carta forno e richiudiamo velocemente. Ragazzi, ovviamente il forno usandolo si sporca, questo è inevitabile, questo è un forno che io uso ormai da 5-6 anni e di pizze ne ha cotte veramente tante, ma non vi preoccupate perché la funzionalità non ne risente minimamente. Allora chef e chef, sono passati 4 minuti, andiamo a vedere, ci dovremmo essere, ed ecco qua la nostra meraviglia. Ed ecco qui il risultato. Cosa ve ne pare? Cosa vi sembra? Questa è la cottura sotto. Andiamola a vedere. Veramente spettacolare. Guardate che meraviglia. Allora, chef e chef, direi che non è rimasto altro che fare il taglio, tagliarla a spicchi e provarla. Vediamo un po'. È veramente uno spettacolo. Beh, direi che ci siamo, eh? Ragazzi, a me piace così, cioè la pizza è scuola di pensiero, ognuno la preferisce in modi diversi, alta, bassa, larga, cornicione alto, cornicione stretto. A me sinceramente piace così. Penso che sia arrivato il momento di assaggiare questa prelibatezza. Io, chef e chef, vi ringrazio per aver seguito il video. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi video. Commentate e condividete. E io vi do appuntamento alla prossima. Ciao, chef! Squisita! Mm.